Ciao e ben ritrovate o ben ritrovati in questo nuovo video. Sono un po' emozionata perché è tipo un anno che non giro video, quindi spero di essere ancora in grado e avevo voglia di ricominciare un po' appunto a riprendere le file di quello che stavo facendo e ho pensato di cominciare con un video sulle letture di narrativa che ho preferito rispetto a tutte le altre fatte durante l'ultimo anno più o meno. Non sono tantissime perché in realtà non ho neanche letto molta narrativa. Non so se sia successo anche a voi con tutta questa situazione di avere più difficoltà a leggere libri di narrativa e a entrare bene nelle storie. Magari forse sono i libri che leggo generalmente io che non erano particolarmente adatti al periodo, però insomma ho pensato, visto che non sono tantissimi, di fare un video sulla narrativa e magari in un secondo momento ne faccio uno sulla saggistica. Quindi partiamo subito perché sono pochi titoli, però ci tengo a parlarvene. Il primo in realtà l'ho letto fra il 2019 e il 2020 perché l'ho comprato durante le vacanze di Natale ed è tornato su con me ed è una cosa oscura senza pregio di Andrea Olivieri, edito da Alegre. Allora, questo per me è stata veramente una rivelazione. Innanzitutto è un romanzo un po' sui generis, nel senso che è sì un romanzo, però prende spunto anche da vicende della vita della famiglia, in un certo senso dell'autore, e da fatti storici veramente accaduti. La premessa è questa: Olivieri trova questa scatola appartenuta al nonno, dove fra articoli, ritagli di giornale, fotografie, insomma, ricordi vari, c'è anche un articolo riguardante uno scrittore e giornalista sloveno, lui Adamic, che lo spinge, insomma, a ricercare di più il legame fra appunto la sua famiglia e questo scrittore. Quindi noi seguiamo da una parte le vicende, le vicissitudini che hanno caratterizzato la vita di questo scrittore sloveno emigrato negli Stati Uniti e dall'altra seguiamo la storia dei nonni appunto di Olivieri che sono stati partigiani e il tutto nella zona fra Trieste, la Croazia e la Slovenia. Quindi mescola appunto fiction con fatti veri, c'è stata una grande ricerca dietro e ci va quindi a spiegare un momento storico molto particolare. Una cosa secondo me anche fatta molto bene è il fatto che ci siano le mappe appunto, non so se riesco a vedere bene, dell'Alto Adriatico e di come questa area sia cambiata nel corso dei decenni. Quindi vediamo le lotte partigiane, le lotte degli operai e parallelamente negli Stati Uniti vediamo appunto Adamic che diventa un cittadino naturalizzato e si occupa di lotta di classe appunto anche negli Stati Uniti fino a raggiungere la sua morte che avviene in circostanze un po' non chiarissime, ecco. Per me è stata una lettura veramente incredibile, e la cosa che mi ha fatto scattare la voglia di leggerlo è stata un'intervista che vi lascio sotto nell'info box, che ha fatto a Fahrenheit appunto l'anno scorso. Credo che sia arrivato secondo, tra l'altro, al libro dell'anno di Fahrenheit. E appunto per parafrasare un po' una recensione che avevo letto di Wu Ming, questo libro non è una cosa luminosa e con molti pregi, appunto. Quindi io ve lo consiglio caldamente. Il secondo romanzo di cui vi parlo è anche questo un po' sui generis, perché è nei Mari Estremi di Lalla Romano, che per me è stato anche il primo approccio alla scrittrice. Non avevo mai letto nulla, nonostante io abbia accumulato parecchi dei suoi libri nelle mie varie gite, diciamo, al libraccio quando torno a Ferrara. Però appunto sotto consiglio di Veronica dei Calzini Spaiati sono partita da questo. Perché un romanzo sui generis? Perché anche qui Romano parte da una vicenda reale. Lei ci racconta l'incontro, il successivo fidanzamento e matrimonio con quello che è stato il suo primo marito, Innocenzo Monti, il quale però a un certo punto si ammala e muore. Quindi non è una vicenda allegra, assolutamente, non è un romanzo facile da digerire, quindi si sì, contraddice un po' quello che ho detto prima sulla difficoltà
ecco, di leggere le mie solite storie abbastanza tristi, però in realtà il modo in cui è raccontato, cioè tramite dei capitoli molto brevi, come quasi fossero delle piccole istantanee che lei cattura, ha giovato molto, perlomeno per come l'ho vissuto io. Perché riuscivo proprio ad andare avanti passettino per passettino e a seguire quello che succedeva. La cosa che mi ha sconvolto di più è quanto lei riesca ad essere estremamente lucida in quello che descrive, però non un tipo di lucidità distaccata, insomma, da persona che non è direttamente colpita dai fatti, che ne è esterna, ma al tempo stesso non cade mai nel melodramma o comunque nell'esagerazione o in qualcosa che, parlando comunque di una storia di un rapporto fra due persone, di un rapporto amoroso, potrebbe risultare un po' pesante. Assolutamente no. E quindi, appunto, per me è stato veramente amore a prima vista con Lalla Romano, e sono veramente contenta di essere partita da questo, perché anche già solo il titolo riesce a rinchiudere perfettamente, secondo me, la sensazione di quello che lei descrive, della loro vita insieme e di quello che succede. Passando però a tutt'altro genere, vi parlo di un libro che è il primo di una saga che purtroppo non è ancora stato tradotto in italiano, e cioè Joanna's Cable di Necromancer. Se seguite, immagino di sì, e se no chiudete tutto e andate a seguire la fede, Prismatic 3-10, conoscerete probabilmente questo romanzo perché ne ha parlato più volte. Appunto, è il primo, credo, di 5, se non vado errata. E è la storia appunto di questo Johannes che ha fatto un patto con il diavolo per appunto accedere all'arte, alla scienza della necromanzia, ma che ad un certo punto semplicemente dice: no, guarda, Satana, ho cambiato idea, rivorrei indietro la mia anima. Satana gli dice: non c'è problema, però se vuoi indietro la tua anima dovrai darmi 100 nuove anime e le dovrai catturare tramite la messa in scena di un parco divertimenti, di un Luna Park, insomma. Come si può capire dal riassunto, è un libro che è caratterizzato dal suo humor nero, ed è veramente stato quello che mi serviva nel momento in cui l'ho letto. Io non sono una lettrice di genere, non sono ferrata sull'argomento, quindi sono certa di aver perso tantissimi riferimenti ad altri scrittori, ad altri libri, però per me è stato veramente godibilissimo, è divertente, è leggero, ti coinvolge molto, e quindi in un momento così, adesso noi qua in Regno Unito siamo anche entrati in un secondo lockdown, quindi penso che cercherò di leggere anche i successivi nei prossimi mesi, perché è quel tipo di stacco, di divertimento che secondo me aiuta molto a non concentrarsi troppo su quello che sta succedendo intorno e a staccare veramente la testa. Quindi, appunto, estremamente divertente. Penultimo libro, ovviamente non potevo ritornare su YouTube senza parlare di Ali Smith, perché di no? E quindi, appunto, parliamo dell'ultimo libro nel quartetto delle stagioni, appunto, estate, che io avevo preordinato perché non sia mai. Come sempre è molto complicato riuscire a descrivere di cosa parlino i libri di Ali Smith, secondo me. Questo in particolar modo, essendo l'ultimo comunque del quartetto, va a farci rincontrare personaggi che avevamo già conosciuto e chiude un po' le fila di quelle che sono alcune vicende, come ad esempio la situazione appunto dei migranti detenuti nei centri di detenzione, e Art in Nature, quindi il suo blog, il suo progetto appunto con Charlotte. Rincontriamo Daniel Gluck, quindi tanti personaggi, tante vicende che in un certo senso si riuniscono tutte. Ma essendo lo scopo di questo quartetto delle stagioni anche quello di catturare il momento presente, tanto che vanno sempre in stampa, come sappiamo, a settimane dalla pubblicazione, che è un qualcosa di veramente incredibile se si pensa al normale iter che fanno i libri prima di essere pubblicati, si parla ovviamente anche di coronavirus, di lockdown. E anche l'apertura stessa del romanzo, secondo me, è fenomenale, come sempre, perché
si basa tutto sull'espressione so what, quindi appunto e quindi e allora, e sottolinea perfettamente, secondo me, cattura perfettamente quello che è un sentimento che abbiamo visto da parte di tanti politici, ma anche di tante persone nei confronti di quello che sta succedendo, di menefreghismo, di fare spallucce, di non dare il giusto peso alle cose. Niente, come al solito, io spero che arrivi presto in Italia, sono sicura che arriverà tramite la casa editrice Sur, come sempre, ma nel frattempo vi lascio sotto il video di Eric, Lonesome Reader, che secondo me è bellissimo, ripercorre un po' appunto tutti e quattro i romanzi e alla fine c'è anche proprio un cameo con la voce di Ali Smith, quindi è proprio è un gioiellino. E infine, volevo parlarvi di un fumetto, e nello specifico Through the Woods di Emily Carroll, che non so, per tantissimo tempo è stato introvabile. Mi ricordo che qualche anno fa volevo partecipare a un gruppo di lettura e non lo trovavo da nessuna parte, né su internet, né in libreria. Introvabile. Anche questo purtroppo, da quello che mi risulta perlomeno, non è stato tradotto in italiano, però ha il vantaggio di essere basato principalmente, ovviamente, sulle immagini, però anche più rispetto ad altri graphic novel, e c'è veramente poco testo, e quindi secondo me, anche per il tipo di storia che racconta, è facilmente abbordabile. Le storie, appunto, sono horror, sono molto inquietanti, sono molto cupe. Mi hanno ricordato un po' come, atmosfera generale, le fiabe riraccontate da Angela Carter, tipo come si chiama? The Bloody Chamber, tutte quei suoi retelling, insomma, quindi quel tipo di paura più data dall'aspetto psicologico delle cose più che magari da aspetti più splatter, ecco, perlomeno qui. È stata una lettura, secondo me, molto a tema, perché l'ho fatta poco prima di Halloween e appunto, riuscirei a definirla solo come molto inquietante, molto particolare anche, ed è appunto, essendo racconti diversi, staccati fra di loro, si presta anche molto ad essere distillata nel tempo, se non volete, come dire, finirvela tutta subito. E quindi basta, io direi che ho parlato abbastanza, spero di non aver fatto troppi pasticci, visto che appunto, è un bel po' che non mi metto da sola di fronte a una videocamera. Ovviamente, se avete letto qualcuno di questi libri, ne possiamo parlare nei commenti. E niente, in generale, raccontatemi come va, se anche voi avete avuto difficoltà a leggere, perché dal canto mio ho sempre invidiato molto tutti quelli che su internet dicevano: "Ah, finalmente, sto leggendo tantissimo", perché io ho avuto dei proprio interi blocchi di settimane in cui non riuscivo a stare concentrata su nulla, quindi ecco, vorrei sentirmi meno sola e penso che sarà così. E noi ci vediamo al prossimo video, spero presto. Nel frattempo, state bene e a presto. Ciao!